Eccoci di nuovo qua con il vecchio Zuran. Salve ragazzi, un'altra tank review. Quest'oggi è con noi il T-49 leggero americano del TR9. T-49, T-9, quasi rima. Carro Famiger famoso anche perché è uno dei carri che a volte rovina la partita ai passanti, ai primi che si incontrano sui campi di battaglia. Dopo andremo a vedere perché. È uno dei carri decretati a fare scherzi di pessimo gusto agli avversari, anche se nella configurazione come lo sto giocando adesso io è più normale e meno scherzoso di quanto in realtà potrebbe essere. E cos'è tutta questa serie di fesserie che oggi Zura sta cercando di raccontarvi? Bene, ve le finisco a raccontare dopo. Prima andiamo a vedere come se la cava in confronto con gli altri prima di lanciarlo sul campo di battaglia. Quindi passiamo subitissimo al nostro Tanks GG. Ho preso tutti i leggeri del Tier 9. Il T49 l'ho preso in duplice versione, anche perché una è la versione scherzosa e una è la versione un po' più seriosa. La versione più seriosa è quella che vedremo tra un po' in azione. Magari farò una doppia review per questo carro, perché effettivamente tra la versione seria e la versione scherzosa c'è parecchia differenza. Che cosa sono? Cos'è questa differenza? Beh, la differenza, ragazzi, è che il T49, volendo, può essere equipaggiato con un gigantesco cannone da 155 mm specializzato in proiettili esplosivi in grado di tirare delle salsicce da 910 danni a bersagli che abbiano un'armatura inferiore ai 76 mm. Quindi la battuta che ho fatto all'inizio di questa review è perché un T49 con il trombone a inizio partita parte sparato grazie ai suoi 65 km/h e accelerazione fulminante. Il primo veicolo che di solito viene avvistato è un altro leggero nemico, gli sgancia questa salsiccia, 910 danni, partita rovinata, l'avversario si arrabbia come un serpente, insulti in chat, grandi risate per il proprietario del T49, ma considerando il gun handling del trombone, è molto più probabile che il colpo finisca o in cielo oppure per terra e che il T-49 si trovi disarmato per una durata di circa 20 secondi e venga violentato a sua volta dal leggero al quale voleva fare lo scherzo. Ma questa è tutta un'altra storia, perché oggi noi non parleremo del T-49 con il trombone. Parleremo del T-49 equipaggiato dal piccolo cannone da 90 mm, che è quello che è protagonista della nostra review. Completamente diverso il modo di giocare, dando per minuto il migliore della classe. Qua giù in fondo, ragazzi, ci ho messo il 1390. Il danno per minuto del 1390 sembra che fa schifo, ma non lo è, perché è un tamburo da 4, ha uno stile di gioco completamente diverso rispetto al T49 e forse il 1390 potrebbe essere tranquillamente tolto da questa comparativa, perché ha proprio un gameplay, un playstyle tutto suo. Ovviamente il cinese e il russo sono due carri che si assomigliano molto. Il carro che più assomiglia al T49 come stile di gioco è il RU251, quindi io proporrei di mettere il RU vicino al T49, perché i due carri che si assomigliano come stile di gioco sono i primi due e questi altri due sono una cosa diversa. Gli altri ce li metto giusto per vedere alcuni parametri. Comunque sia, la penetrazione abbiamo dei valori molto in linea per tutti e quattro, quindi da 208 fino a 220 la differenza è abbastanza irrisoria. Il danno per minuto ai due carri, il cinese riesce a fare molto bene con un 320 equipaggiato da un cannone da 100 mm con un bel buff di alfa che io non ho mai capito, perché 320 di solito è il danno che fa il cannone da 105 mm, mentre qui la Wargaming ha voluto dare questo benefit a un cannone da 100. Il 100 mm del tedesco, del russo fa 250. Comunque sia, non male. La velocità del proiettile è buona per tutti, un po' meno quella del cinese, che però c'è il pugno più forte. Andiamo a vedere il gun handling. Il tempo di puntamento non è male su nessuno di questi carri. La precisione invece non è granché nell'americano, ma i due qua giù fanno peggio, mentre il tedesco è decisamente più preciso. Poi il tedesco paga con delle dispersioni maggiori, mentre le dispersioni muovendo il carro
ruotando la torretta e ruotando il carro e ruotando la torretta sono molto 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 buone sull'americano, quindi questa rosa non è piccolissima, ma mentre voi andate in giro e fate le vostre cose da leggero frenetico, la rosa non si ingrandisce più di tanto, quindi l'intercalare dei colpi, no? Fare degli snapshot, sparare, 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 sono delle cose che vengono bene al T49, quindi il random è decisamente pregevole avere questi valori così bassi, così come è molto pregevole avere 10 di gun depression, e qui quindi come gun handling fanno da padrone sia il RU che il T49. Senza ombra di dubbio, mentre gli altri con 5 gradi di gun depression hanno uno stile di gioco completamente diverso. Passiamo ora a vedere la mobilità di questi carri 65-70. Non è il, è, anzi, è, diciamo che è uno dei quasi più lenti dell'otto, ma è il rapporto peso-potenza fulminante e le resistenze ai cingoli valide come altri lo rendono agilissimo e scattante. Quindi questi 5 km di differenza non sono particolarmente penalizzanti. La mobilità di tutti di questi carri è veramente, veramente molto valida. Forse quello un po' più legnosetto è il cinese. Passiamo ora ai valori di armatura. Valore armatura: l'armatura non esiste nel T49, non esiste nel RU, non esiste nel VZ. L'unico che ha una parvenza di armatura è il leggero russo. I punti ferita sono più o meno allineati tra tutti quanti. La vista è eccezionale, 410 metri. Il carro prende fuoco abbastanza, specialmente se viene colpito nella parte posteriore. Equipaggiamenti consigliati: caricatore, stabilizzatore, ventilazione. Con questi valori non si riesce a raggiungere la massima vista. Se avete un paio di skill buone, situational awareness, recon, potete giocare il carro con questa configurazione assassina, cioè puntando tutto, potenziando al massimo le capacità di combattimento. Se il vostro equipaggio invece è un po' più schifosello, vi consiglio magari, come sempre, di togliere la ventola, mettere le ottiche e quindi cappare il view range. Non è inutile guardare l'armatura, ragazzi, non c'è armatura. Se venite colpiti, specialmente da proiettili esplosivi, è dolorosissimo. Ok, abbiamo detto tutto, andiamo a vedere come se la cava questo cocktail di velocità, accelerazione e cannone versatile in questa configurazione con il cannoncino da 90 mm. Parecchi lo giocano con il trombone, ma dalle prove che ho fatto con questo cannone la prestazione media è più alta, perché il cannone da 155 mm o fa uno sfacelo oppure non colpisce nulla. Quindi fa uno sempre uno sfacelo, sia in punto di vista positivo che dal punto di vista negativo. Comunque sia, mi dirigo a nord, più o meno solo soletto c'è il mio socio Zazzo che mi segue. Buttiamo un occhio, la vista mia non è cappata perché probabilmente il mio equipaggio non è at the very very best come sarebbe dovuto essere, e me ne staziono qui nella speranza di individuare qualcuno. Intanto attendo che sopraggiungano un po' di compagni, anche perché nonostante io sia top tier con un leggero e zero armatura, non è che mi posso. Ecco, vedi, il mio socio Zazzo ha messo fuori la faccia. No, chi è che ha preso un colpo? Lo Scotty 50 ha preso un colpo. Quindi qualcuno c'è sempre qua giù in fondo e noi ce ne stiamo qui ad aspettare pazientemente. Velocizziamo un po' perché sennò ci rompiamo le scatole. Ok, si fa avanti un VZ, arrivano sempre colpi da laggiù e come vedete, gli avversari ci sono. Iniziamo. Questa non è una mappa che dà la possibilità di fare chissà quale spotting, però avete visto, esci al volo, colpisci, snapshot, no? Quindi sì, la dispersione veramente ridotta al minimo, anche muovendo il carro, la rosa non si allarga particolarmente, quindi questo lavoro di snapshooting si può fare, però non è sicuramente la posizione migliore per andare a ingaggiare delle persone, perché telefonata momento sbagliato, però riesco a mettere a segno qualche colpo perché il gun handling è talmente buono da permettermi di provare a forzare. Mi è arrivato un brutto colpo da 470 dal medio cinese. So che, ecco, abbiamo perso un compagno di squadra e siamo sotto 0-2. So che la situazione è difficile e decido quindi di ritornare sui miei passi e prendere un po' di distanza,
dagli avversari. Tanto c'è un Ru che sta facendo il lavoro di spotting da quella zona sopraelevata. Quello lì è un carro abbastanza fastidioso in quella posizione. Non c'è l'artiglieria. Posso provare a vedere se riesco a tirarlo giù. Arriva anche il mio socio Zazzo. Quello è un carro da togliere perché ci impedirebbe di combattere con i nemici che arriverebbero da nord. Lui farebbe una specie di mezzo fuoco incrociato, abbastanza fastidioso quel ragazzo messo lì. Vediamo se riusciamo a toglierlo prima che sbuchi. Ok, double tap. Un colpo io, un colpo Zazzo. Il Ru, troppo sicuro di sé e ficcanaso, ha una brutta fine. Io intanto cerco di guadagnare un po' di distanza, ragazzi. Come ben sapete, zero armatura. Zero armatura e cerchiamo di utilizzare la mobilità. Mi sposto un pochino per fare crossfire. Qui le mappe con la patch 1.0 sono cambiate. Se uno finisce qua sotto può venire fuori da qua. È una buona cosa, vedete come la capacità di chiudere, anzi, avere la rosa chiusa, mi dà la possibilità di poter tirar colpi al volo ad altri veicoli del mio tier, mettendoli in difficoltà senza che loro possano rispondere al fuoco. Perché il mio gun handling, la mia precisione non è buona, vedete, non riesco a penetrare il VZ, ma sto continuando a rompergli le scatole. Fondamentalmente, un leggero è quello che deve fare. Non si può con un leggero cercare lo scontro frontale. Velocizziamo un po' questa situazione in cui stiamo studiando gli avversari. Il VZ avversario prende un altro colpo e decide anche lui di tornare sui suoi passi. E quindi magari possiamo provare a spingere nuovamente, visto che siamo nuovamente tre. E di là, da questo lato, sembrerebbe essere in difficoltà, intanto la nostra squadra sta facendo abbastanza schifo dalla parte opposta, no? Questo è sicuramente non penetrabile per me. C'è un Love camperato. Ah, il VZ è un ragazzo molto molto forte con quasi 3000 di guadagno 8. Quindi non credo che commetterà tanti errori, anche se un colpo dall'STG se l'è preso. Alle sue spalle c'è il Love, vedete, spottato in minimappa, e probabilmente anche il Type. Quindi ha copertura, inutile continuare a prendere colpi. La mia torretta non è in grado di sostenere nulla, quindi vado ad aiutare i veicoli da questo lato. Ed ecco che arriva un Type 59 al quale posso fare un po' di bullismo. Ha già preso un paio di colpi. Mi avvicino per vedere se riesco a molestarlo nuovamente. Arriva Zazzo che mi sperona e mi blocca, e a momenti non mi fa prendere un colpo. Probabilmente gli avrò tirato accidenti o qualcosa del genere. Sicuramente, comunque sia, il primo type va a casa. Vediamo se il nostro Zazzo riesce a mandare a casa anche il secondo, visto che ha più HP di me. Prende una botta e non combina niente, quindi uno. Il mio DPM non è male, magari riesco a tirare il secondo colpo. Nulla da fare, purtroppo anch'io vengo colpito dal type e rimango con solo 274 punti ferita. Quindi la situazione è abbastanza drammatica. Siamo 3000 contro 1003 contro 10.000 HP. Siamo veramente in estrema difficoltà. Mi sposto su quest'altro lato della mappa, questa è una posizione molto buona quando si tratta di ingaggiare i veicoli pesanti che vengono di là. Con la nuova conformazione, se uno ha una gun depression, qui si può essere abbastanza molesti. Diciamo, si può rompere le scatole agli avversari. Sono passato ai proiettili premium, ma mi sono scordato di dire che i proiettili premium sono hit, quindi scarsa velocità, però la penetrazione è migliore. Non mi ricordo quant'è la penetrazione dei proiettili hit, vediamo se lo dice. 2,50 a 212, a 2,50 proiettili hit non perde penetrazione con la distanza, quindi potrebbe essere più utile. Riesco addirittura a penetrare il lato della torretta del Moisen, del tier 9 super pesante tedesco. Ed ecco che il Love, che era rimasto camperato per un sacco di tempo, si riaffaccia. E nuovamente il lavoro del Light, ecco, lo vedete nuovamente. Un'altra manovra di aggiramento. Cerco sempre di riproporre la tecnica del fuoco incrociato. Ho lo Skoda T50 di Zazzo, che ovviamente si è fatto vedere e attira l'attenzione del Love,
frontalmente, se io riesco a raggiungere il lato, possiamo mettere a tenaglia il Love. Io dovrei pure spottarlo, il Love è invisibile, eccolo lì, l'orologio. Dovrei anche spottarlo, posso mettere in difficoltà il ragazzo con Love e sparargli da una posizione, esatto, agevole per me. Purtroppo sto sbagliando, sto tirando proiettili premium, me ne accorgo, metto i normali, errore mio. Un altro colpo e se il Love non si inventa un qualche miracolo, in teoria è game over, l'overplate. Abbiamo ristabilito un po' il divario 1700 contro 2008, gli avversari hanno concesso qualche errore, io ritorno nuovamente nella mia posizione di crossfire, quindi mi riposiziono, accelerazione, mobilità. Il profilo cambio di questo carro non è buono, anzi penso che sia il peggiore tra tutti i nove perché è il più alto, ok? La mimetizzazione è direttamente è inversamente proporzionale all'altezza, quindi più il carro è basso, più la mimetizzazione, il valore di mimetizzazione è alta e viceversa. In questo caso la camo di questo carro non è il top. Velocizziamo un po' questa fase statica. Vedete, io sono nuovamente in crossfire. Ho scelto una nuova posizione, loro sono rimasti in due, hanno più punti ferita di noi, ma sono in inferiorità di cannone, sono in inferiorità di cannone. I punti ferita sono stati riportati alla pari, c'è rimasto solamente uno Yak Tiger. Ovviamente io non posso permettermi di venire colpito, passo i proiettili premium perché almeno ho la possibilità di bucare lo Yak Tiger frontalmente e vediamo se riusciamo a portare a casa una partita che sembrava disperata. Track, proiettili lenti e sì, riusciamo a portare a casa questa partita. Andiamoci a vedere le nostre post game stat immediatamente per capire che cos'è successo. Non è una maestria fenomeno, però ragazzi, la partita era abbastanza significativa. Il continuo sportamento, tanti snapshot. Non ho fatto molto spotting, ma questo non è uno dei migliori carri a spot. Comunque sia, 3300 danni. Una situazione abbastanza difficile per questo carro. C'è stato anche un carry, quindi ho portato avanti abbastanza partita perché sono finito primo come, no, secondo come danni, quindi un apporto notevole. E ora non ci rimane altro di capire se questo carro è buono o meno. Allora, questo carro è buono sia col piccolo, è buono sia col grande, è divertente, quindi lo passerete via bene. Il random, se la cava bene, poca dispersione, grande pressure, quindi è promosso senza ombra di dubbio, ma i leggeri del tier 9 non sono male affatto, nessuno dei tanti è male, quindi era una cosa già scontata e lo ribadiamo, un buon T49. Ok ragazzi, per questa review è tutto, il vostro Zura vi saluta. Vi do appuntamento alla prossima qui su YouTube, come sempre non dimenticate il like, non dimenticate il non like, fate quello che vi pare. Noi ci vediamo su Twitch o qui, alla prossima, ciao!